siamo detti dai, facciamo un po' di numeri. Ci ho dato un bacio con Malapena. Ecco la luce dell'alba di Pistoia. No ragazzi, non è l'alba, sono le ore 4:20. Si parte direzione Brindisi, Fulmino carica a molla, via Fermi. Come mi pare mi abbiano detto di andare a piazza Garibaldi a Piazza. Si va da Giuliano ora, non ti si vede ma si va da Giuliano. Ragazzi, ci siamo anche oggi, piove a dirotto, ormai come da prassi. Ci aspettano 800 e passa chilometri anda e altrettanti rianda. Niente, si fa anche questo. Siamo carichi, dopo due vittorie in casa arriverà la nuova sconfitta esterna. Ci auguriamo un buon viaggio a noi, buon risveglio a voi, buona serata quando vedrete questa trasmissione. E poi niente. Buona cena perché è più o meno quello. Buon appetito! Siamo partiti carichi con paste, schiacciate, pizze, birre, chi più ne ha che più ne metta. Sam, saluta le tue fans. Ciao. Che stanno aumentando. Sì, sempre di più, aumentano. Quanto ha dormito stanotte? Zero. Ma Giuliano dov'è che lo stiamo aspettando? Carica. È a Tenax, a San Paganini. Giorgio Greco, stiamo attendendo Giorgio Greco. Giuliano, è un'ora che ti aspettiamo, sei arrivato, tutto bene? Tutto buongiorno, bene. Ha dormito? Bene. Allora si parte, Aggiornamento sulla strada verso Brindisi. Albeggia in quel di Roma. Quasi. Albenga. Continua a piovere però. Marco, come sta andando questa guida? Tra un po' si fa il cambio. Passo. Posto. Saluta i ragazzi. Sosta. Momento colazione. Grazie a Bomber Caruso che ci ha offerto pasta e bomboloni a tutta randa. Bomber Medusa. Ora si fa il bis. Perché mi sembra giusto. Purtroppo il tempo non ci sta assistendo per ora, un viaggio completamente sotto l'acqua, una Roma piovosa come vista poche volte. Abbiamo potuto constatare le grandi buche di questa bellissima città. Adesso, dopo un bel cornetto ed un discreto bombolone, ce ne andiamo a prendere un bel caffettino. Buongiorno ragazzi, andiamo. Marco, come sta andando questo viaggio, questa trasferta? Stiamo tagliando la parte sud dell'Italia, diciamo che la strada non è il massimo, considerando le grandi infrastrutture del nostro paese al meridione, diciamo che le condizioni non sono delle migliori, in più piove, quindi bisogna stare un po' attenti, poi c'è le trappole per far soldi dei comuni di V, di Ontino Autovelox. Non è una critica al sud, ma ci mancherebbe. Secondo break, dopo il dolce e il salato. Non si vedono, ma ci sono delle pale eoliche lassù, classico segno che siamo in Puglia. Continua la bella stagione anche qua, guardate che bellezza, tutto molto bello, non c'è che dire. Ragazzi, sono arrivati anche quelli in aereo, 1, 2, 3 e 4, Pione. Calamaro vi è piaciuto? Giuliano, ti è piaciuto? Proprio fresco, appunto giusto, eh? E la linguina ti è piaciuta? Solo quella, tortello o mela? La linguina? Io, secondo me c'era, sai che sapete che c'era di buono? Tutto? Nulla. Nulla? Alessia, te che ci dici? Era morto. Ma sei sola oggi, non c'è il tuo caro amore? Malato a casa, la febbre, chi lo cura? Giancarlo? Il gatto? Giancarlo e Maria. C'è anche lui, anche Teino che era in aereo con noi, con loro. È arrivato, sta bene, infatti sta digerendo. Sta guardando la Lazio, che vince. Come pareggio? Va bene, via. Buon appetito, ci si vede dopo. Giuliano, allora sei pronto o no? Si va alla partita? Male. Come? Ma ha dormito? Si è riposato un po' dopo sto pranzo stratosferico?
Oh, ciao ragazzi, siamo arrivati a Palafenta. Finalmente ha smesso di piovere. Si è parcheggiato agevolmente, vero ragazzi? Sì, sì. Ho trovato bene. Grazie, gratuitamente. Ok, bene.